Questo punto si crea grazie alle maglie passate che formano la griglia e ai gettati che le danno un aspetto leggermente stellato. Dalle maglie passate ci si aspetta una certa compattezza e in effetti in verticale questo punto non si estende molto, a differenza per esempio del punto bouclé, il che è un pregio per i capi lunghi in lana pesante che così non si allungano eccessivamente sotto il proprio peso. Invece in larghezza è perfettamente elastico. Si forma su un numero di maglie pari e su quattro ferri. Per cui è avviato un numero di maglie pari e fatta la maglia di divagno, il primo ferro lo lavoriamo molto semplicemente con un diritto e un rovescio. Un diritto e un rovescio. Al secondo ferro sul rovescio del lavoro cominciamo a creare la griglia con le maglie passate e a fare i primi gettati. Fatta la maglia di divagno, facciamo un diritto, un gettato e la maglia che si presenta al rovescio la passiamo al rovescio, cioè infilando il ferro da destra verso sinistra con il filo dietro. E di nuovo un diritto, un gettato e la maglia passata a rovescio con il filo dietro. Un diritto, gettato, la maglia passata. Si può fare il gettato e la maglia passata anche con un unico movimento, portando il filo davanti e facendo così. Porto il filo davanti, passo con il ferro dietro, lo infilo nella maglia da passare e la passo sul ferro destro. Al terzo ferro sul diritto del lavoro, qua abbiamo la maglia passata e qua il gettato. Creiamo il gettato dall'altra parte rispetto alla maglia passata, per cui iniziamo con un gettato e passiamo la maglia passata e il gettato del ferro precedente senza lavorarli sul ferro destro. La maglia che si presenta a rovescio la lavoriamo a rovescio e di nuovo gettato, passo la maglia passata e il gettato del ferro precedente, così diventano tre. Per chi vuole fare il gettato e passare le maglie con un unico movimento, è molto importante, una volta portato il filo davanti e infilato il ferro nelle due maglie da passare, lasciare poi il filo dietro e passare queste maglie in modo che si formi appunto un gettato. Eccolo qua. Perché può venire la tentazione di fare così: porto il ferro, il filo davanti, infilo la maglia, faccio passare questo filo davanti, lo lascio davanti e faccio questo, così non si è formato un gettato, ma il filo è caduto davanti, praticamente abbiamo passato la maglia passata del ferro precedente e il gettato del ferro precedente con il filo davanti, anziché creare un gettato. Perciò lo porto davanti, infilo il ferro e li lascio cadere. Così sono 1, 2, 3. Al quarto ferro chiudiamo questi gruppi da 3 che abbiamo formato prima. La maglia diritta la lavoriamo a diritto, cioè le maglie che si lavorano sempre come si presentano, a diritto, a rovescio e qua di nuovo a diritto. E questi gruppi formati da due gettati e la maglia passata li lavoriamo insieme a diritto e in questo caso è il diritto ritorto, cioè lavorato preso da dietro. Ancora un diritto e tre insieme a diritto preso da dietro.
È importante non lavorare queste tre maglie prendendole da davanti a diritto classico, perché così cadono e formano una sorta di tripla maglia e sul davanti non si crea l'effetto stellina, ma solo l'effetto ingrossamento. Perciò, fatto il diritto, le lavoriamo insieme a diritto ritorto. Così abbiamo completato la griglia, che riprenderemo a lavorare dal primo ferro facendo diritto rovescio e così via. Mica posso fare a meno di e se facessimo dell'assiolo? E se volessimo abbandonare la griglia e disporre i diritti e i gettati a scacchiera creando un effetto diverso? Niente di più facile. Allora, al quinto ferro, anziché ripetere il primo, non partiamo più da un diritto, ma da un rovescio. Facciamo rovescio, diritto, rovescio, diritto. Invertiamo i diritti e i rovesci. Ai tre ferri successivi seguiremo la stessa logica, la stessa lavorazione di prima, solo che sarà tutto invertito. Faremo un gettato e passeremo la maglia che si presenta a rovescio e lavoreremo la maglia che si presenta a diritto. Poi lavoreremo a rovescio la maglia che si presenta a rovescio e faremo un altro gettato e passeremo il gruppo di due maglie, la maglia passata e il gettato dei ferri precedenti, facendoli diventare tre. Infine lavoreremo insieme a diritto ritorto la maglia passata e due gettati e a diritto la maglia diritta e poi ripartiremo dal primo ferro iniziando da un diritto. Alterneremo quindi questi gruppi di quattro ferri, uno dei quali inizia con diritto rovescio e l'altro con rovescio diritto.